la Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, grazie, grazie amici cari. No, grazie, vi voglio bene. Non sono abituato a questo genere di manifestazioni, scusatemi raga, io vi voglio bene, ma andiamo oltre. Ci sono delle esigenze televisive, non autoincensiamoci, vi prego. Avete notato che sono vestito da gangster? Silvano Belfiore ride, l'avete notato? Beh, era per stare a passo, al passo con i tempi, no? No, perché è, non so se notate, questo è un abito che è a metà tra lo stile Chicago anni 30 e Roma. Basta, è già finito, è già chiusa qui! E la battuta è chiusa qui! Ma per far felici gli autori la proseguirò. Vedete? Sentite, vedete, sentite. Era tra Chicago e Roma anni questi, ma lo devo fare, perché poi dico, potevi dirlo tutto. Per il paese che siamo, ragazzi, io non mi posso vestire da onesto. Sarei completamente fuori luogo, è vero o no? Sarebbe come se mi vestissi da Peppa Pig a un rogito notarile, cioè... Sarebbe come se mi vestissi da metalmeccanico a una riunione del PD. Sarei completamente fuori luogo, no? Fidatevi, l'abito migliore nel Paese delle Meraviglie è questo qui. Si intona perfettamente, tra l'altro, con la cartina che ho dietro. E voi mi direte, ma perché? Cosa c'ha questa cartina? C'ha questa. No, dica cartina, c'ha pure la pezza d'appoggio. Me la fate vedere? Italia, prima in Europa per corruzione. Secondo Transparency International, che ha fatto uno studio su 175 paesi nel mondo, l'Italia è il paese più corrotto d'Europa insieme alla Romania. Ora, delinquenti della Romania, mi spiace dirvelo così, so che voi ci avete fatto tanti sacrifici per vincere, ma sappiate... che questa classifica non è aggiornata agli ultimi fatti di cronaca. Cari amici romeni, non avete tenuto conto dei cari amici romani. Porca magascia. Il capo della banda è questo qui. Massimo Carminati, soprannominato il re di Roma. Cioè, per capirci, questo qui, che era nei nuclei armati rivoluzionari neofascisti, che era nella banda della Magliana, che è stato condannato a 10 anni per droga, rapina, estorsione e riciclaggio, che è senza un occhio per una sparatoria con la polizia, che ora è di nuovo indagato per un colpo al cavò della Banca di Roma, che ci hanno fatto un libro, che ci hanno fatto un film, questo qui, fino a ieri, comandava il comune di Roma. Ma porca puttana, uno così lo devi mettere con una museruola, come Hannibal Lecter, lo trasporti appeso a un trespolo con le ruote. Perché se no, con questa logica qua, Fabrizio Corona, me lo devi fare senatore a vita. Giusto? E invece no! Il re di Roma, bello bello, con i suoi Google Glass, insieme a due compari, Buzzi e Panzironi, pagava per gestire gli appalti pubblici sull'assistenza ai detenuti, ai tossicodipendenti, ai senza casa, agli extracomunitari e ai Rom. Guarda che... grande parabola che ha avuto questa città, è passata da Roma ladrona a ladrona coi Rom.
Guarda che è bello, in un'intercettazione lui parla della teoria del mondo di mezzo. È illuminante, leggiamola. Ci stanno i vivi sopra i morti. Anzi, ci stanno i vivi sopra e i morti sotto. E noi siamo nel mezzo. Un mondo nel mezzo dove tutto si incontra. Nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno e tutto si mischia. Massimo Carminati. Questa qui non è criminalità, questa è poesia. Ci stanno i vivi sopra e i morti sotto. Sembra a Livella di Totò. Rina, di Totò Rina. Che è sempre un Totò, vabbè. Oh. Questa è solo una delle intercettazioni che ho letto in questi giorni. Ce ne sono di terrificanti. Io avrei una voglia matta di farvele sentire queste intercettazioni, ma non vorrei incupirvi. Perché questi qui fanno paura, raga. Paura. È agghiacciante quello che intercettano, signor me. Sono peggio di Moggi, questi qui. Sembra quello sceneggiato sulla mafia con Michele Flacido, amici miei. La piovra del cuoco. Questi qui, di Roma, non sono solo mafiosi, sono anche bulli con le loro pupe. Cosa ho detto? Cosa ha detto Zalone? Bulli e pupe. Ve lo ricordate quel vecchio film di gangster, Bulli e pupe, con Marlon Brando e Frank Sinatra? Lo ricordate? Bene, ecco, io adesso invece di leggervi le intercettazioni, le vorrei interpretare. Attenzione, i testi che noi stiamo raccontando fra poco sono esattamente le intercettazioni. Le abbiamo messe solo in musical, per non suicidarci. Buzzi, Panzironi, la terra de mezzo, muove spiego la storia della terra de mezzo. Si te c'è un problema di appalti de sordi, de fa il lavoro sporco, de fa un po' di grana con i negri me chiami. Si arriva alle guardie e non me chiami. Fammi vedere se ho capito. Sopra sta politica, sotto sta malavita, noi ci piazziamo al mezzo e ramazziamo il contante. Fino a qui ci arriviamo. Comunque il PDL ce l'avemo. Il PD le primarie l'amo fatte noi. Le cooperative stanno a mangiare gli stessi appalti che ci mangiamo noi. Non se può fare l'Italia senza de noi. Amo inventato il sistema, agli onesti le verrà neridema. Per due soldi dai, fammo a mezzo milione, del sistema perfetto il camporon. Di immigrati ce n'è più di 1.300. Il comune lo sa e la cresta sui negri gli famo pagare. C'ho l'elenco qua del PD sceno 3, poi la destra su amici già ci sta. Beh coglioni che schema, è davvero un bel sistema, questo più della droga renderà. Forse il re di Roma! E te credo, era lui che portava i soldi in Finmeccanica, 4 milioni dentro il booster! Oh, io voglio dei soldi con tutti, che a destra, che a sinistra! Me coglioni! No, me milioni dovete far come le puttane! Stammo all'occhio però, c'è da spendere un bel po', stanno tutti a stipendio quelli là! E vabbè, ce lo sai, li paghiamo e vedrai! Il sistema è così, la politica è lì, te la comprimerai. Un'idea ce l'ho, una palude che so, lì de case ne fam 106. E un giochetto da niente, chiamo solo un po' di gente, e i permessi al cantiere troverai. Ho portato un amico.
amica. Chi siete? Oh, che fa questa? Piacere, Samantha, sto nelle cooperative, mi occupo di aiutare i Rom. Ma che c'hai, rapporti con Meloni? A Meloni, no, ma chi la conosce a Meloni? Ma vabbè, ammazzata, dai! Al telefono un amico dalle mamme? Quello che era il capo gabinetto delle Vertroni? Ma chi, serenamente, pagatamente? Via! Poi ci stanno le cose, sono rosse però, dammi retta che vogliono mangiare. Non te preoccupa che c'ho una che là, basta fai ad usare un poco di grano e poi ci starà. Sai che famo noi qua, comandiamo in città e il paese tutto presto seguirà. Beh, coglioni, che schema, è davvero un bel sistema, questo più della droga. Silvano Belfiore Band, il corpo di ballo, i coristi, gli attori, Michela Muffato alle coreografie. Grazie, grazie a tutti. Difficile, difficile, vi è piaciuto? Bene. No, no, perché era un vero e proprio sistema, Cioè, a Roma avevano creato una macchina per la corruzione perfetta. Sono coinvolti sia quelli del PD, sia quelli del PDL. Tipo larghe intese. In questo caso più ladre intese. Questa macchina per la corruzione si alimentava sia con una giunta di destra, sia con una di sinistra. Aveva l'alimentazione ibrida. Era come la Toyota Prius. Invece del GPL usava il PD-PDL e infatti inquinava tantissimo. Ragazzi, la banda pagava ogni mese funzionari, consiglieri, assessori, direttori, aveva proprio un prezzario, 20.000 questo, 30.000 quell'altro. Era tipo un secondo stipendio, come posso dire, come un fondo integrativo. C'è chi lo fa con l'Allianz, chi con le generali e chi ci faceva le alliance con i criminali, ma è quella roba lì. Guardate questa foto che ormai è diventata famosa, ve la faccio vedere. Ok. È una cena del 2010. Ci sono tanti protagonisti in questa brutta storia. Di questa brutta storia, questa foto è quasi un emblema dell'intreccio di interessi assurdo dal quale non riusciamo più a uscire. Chissà se il motto pagare alla romana è nato in quella cena. Non lo so. Dunque, molti di loro aspettavano il primo ed è arrivato il secondino. Comunque, guardateli, sembra una tipica pizzata di vecchi compagni del liceo, no? Ora, del liceo, non so, certamente era pieno di compagni. C'è più gente del PD a questa cena che in un corteo della CGIL, no? Guardate qua. Al centro compaiono l'onorevole Marroni del PD, ok? Poi, abbiamo in piedi, c'è Ozzimo, assessore del PD, indagato per corruzione. In primo piano c'è Alemanno, indagato per mafia. Al fianco c'è Buzzi. Vedete Buzzi, ex detenuto della Lega Coop, una cooperativa di detenuti arrestato per mafia. Di fronte c'è Panzironi, amministratore delegato di una municipalizzata di Roma, arrestato per mafia. In disparte c'è Luciano Casamonica, boss del clan dei Rom. E al centro c'è l'attuale ministro Poletti, che allora era presidente della Lega delle Cooperative. Ora, io non ce l'ho con Poletti, per l'amor di Dio. La domanda è, ma che cazzo ci faceva lì in mezzo, in quella cena? Se l'è chiesto anche Roberto Saviano su Repubblica, ieri. E Poletti ha risposto sempre su Repubblica che lui non c'entra nulla. Io ci credo, Poletti è una persona a posto. Al posto sbagliato, forse, ma a posto. Però il dubbio rimane. Il dubbio ti rimane. Ma come fa uno a non accorgersi che è andato al ristorante con tutta la famiglia Corleone al completo? E che cazzo ti serve? Francis Ford Coppola alla cassa per capirlo? Scusa, no, ha una cena... No, ma voglio dire... Ha una cena così...
un po' parli dei grissini, un po' dici, il cameriere lento, ah com'è piccante quest'olio, ma dopo un paio d'ore almeno una domanda personale ti scappa, ma lei di cosa si occupa? Ma tendenzialmente de mafia. Interessante. Mi passa il sale, sì, grazie. E lei? Mafia. Ah, anche lei, sì. Ah, però, siete colleghi. E così, tanto per saperlo, c'è qualcuno che non si occupa di mafia? Sì, io, sir boss di Rome. Ah, meno male. Però ogni tanto collaboro con la mafia. E va a cagare. Ora, io voglio dire, no. Nel senso che Poletti è il ministro del lavoro. Come ministro del lavoro, quando si accorgerà che se gli stranieri non investono in questo paese non è per l'articolo 18, ma è per quelli che erano seduti al suo fianco in quella cena? Boing. Il problema non è solo Poletti, il problema è che in questo paese, fino all'intervento della magistratura, tutti dicono sempre di non averne mai saputo niente. Se ne accorgono dopo, solo dopo, si stupiscono. Le spiegazioni possibili sono due: o ci sono dentro fino al collo anche loro, o sono incapaci. Ah no, c'è la terza categoria, quelli che ci sono dentro fino al collo e sono contemporaneamente anche incapaci. Secondo voi, per esempio, a che categoria appartiene questo signore qui? Gianni Alemanno indagato. Gli inquirenti lo dipingono come un burattino nelle mani della presunta associazione mafiosa. La sua difesa è stata questa: mafia a Roma, Alemanno. Ma ho sbagliato nella scelta della squadra. Ma no! Ma dai, trovi? Gianni, guardati bene intorno, come squadra, la prossima volta vai sul sicuro, prenditi Olindo e Rosa. E che c'è? No? Lui è un altro di quelli che non sapeva chi aveva a fianco. Ignorava. Scusate ragazzi, ma con voi la legge ammette l'ignoranza? No, anche con voi? No, perché con me... Beh, io se ne vedo di fare controllare la caldaia ogni 4 anni, chi cazzo la fa controllare la caldaia? Mi arrivano i vigili a casa e mi fanno... qui è scaduto da 2 giorni. Ah, ma scusi, mi sono dimenticato, sono quelle cose... si è dimenticato. ma la legge non ammette l'ignoranza, c'è l'ammenda. Bello questo cane. Sì, è il mio cane. Ce l'ha il microchip? Cosa? Beh, che cazzo dici? Quale microchip? Non sapevo niente. ma c'è un'altra ammenda. Ma lì che ridere. La macchina che sotto non c'ha le gomme da neve, la sua. Sì, perché c'è l'ammenda. Guardi, glielo dico chiaro. Lei è nell'ammenda fino al collo. Comunque. Cioè, scusate, no, brevemente. Cioè, riassumendo. Siamo un paese dove la legge non ammette l'ignoranza, ma è ammessa l'ignoranza di chi fa le leggi. Roma adesso in ginocchio, l'indagine Mondo di Mezzo ha praticamente scoperchiato una fossa biologica, non so, pare che il comune più che un sindaco ci vorrebbe un autospurgo. E pensare che per settimane sono stati tutti lì a menarla a Ignazio Marino per una panda. Erano tutti lì a vedere la panda e nessuno si è mai accorto della banda. Veniva... Povero Marino. Povero Marino, gli stessi del PD che 2 settimane fa volevano mandarlo a casa perché dicevano che era un corpo estraneo, adesso lo esaltano proprio perché è un corpo estraneo. Che paraculi. PD, paraculi doc. Renzi l'altro ieri ha commissariato il PD di Roma, no? Intervistato da Mentana, ha detto che per Roma è sconvolto e che l'epicentro era la giunta Alemanno, ma che i dirigenti del PD non se ne possono stare fuori allegramente. E infatti allegramente li mettono dentro. No, come li hanno messi dentro per il MOSE, per l'Expo, per Rimborsopoli.
Nel PD ormai c'è tutto un giro di gente sconvolta che non riesce a starne fuori. Ora tutti dicono, adesso lasciamo lavorare la magistratura. Ma io, scusatemi, lavori la magistratura, ma dico così umilmente, da comico, ribadendo il concetto di Saviano, ripeto, mi chiedo, ma prima della magistratura non dovrebbe lavorare la politica? Renzi, ti ricordi la questione morale? Dai, quella roba di cui parlava quell'altro che è morto nell'84. Sì, lo so che tu nell'84 seguivi solo Simon Le Bon, ma ti butto lì un nome, Berlinguer. Fidati, Matteo, anche Berlinguer l'era bon. No, dico, pensa com'era antiquato Enrico Berlinguer, che a cena con dei mafiosi non ce l'hanno mai trovato. Che antiquato, che palle però questo signore qui. Oggi è tutto più così moderno. Sì, hai ragione, scusami. Ve la ricordate la piantina che abbiamo visto all'inizio? Siamo il paese più corrotto d'Europa. Ora, Renzi, va bene occuparsi tanto dell'articolo 18, ma anche un po' dell'articolo 41 bis, ogni tanto, non sarebbe male. Anche perché la corruzione, di suo, è come la carie. Se non la fermi in tempo, tende a passare al dente a fianco. Mafia, trentenne marsicana, collaborava con il numero due dei boss. Vedete? Da Roma la carie è già arrivata in Abruzzo. Ora, per carità, io non voglio generalizzare, però quando dico Abruzzo... No, fermi. Per carità, Razzi con la mafia non c'entra niente. La mafia è gente seria, cazzo. No, allora, io, quando penso alla questione morale, penso a Razzi. Ora lui è, cosa volete che vi dica, è quasi diventato una macchietta, no? Tutte le volte mi domando se valga ancora la pena imitarlo. Sono io che imito lui, oppure ormai è lui che imita me, che imito lui, beh, non ci capisco. Temo sempre di aver contribuito alla popolarità di un mostro, ragazzi. Poi mi fermo, penso che al pubblico piace, la gente ride e mi dico, ma sì, Mauri, fatta il cazzo tuo. Però, è anche bene ricordare da dove siamo partiti con Razzi, da quel famoso filmato in cui diceva che la politica è tutta malvivenza. Riguardatelo mentre mi trucco da Razzi, è un minuto, vai, guardatelo. Ma io ti dico pure chiaro, io non ancora ero nel corso del vitalizio, io non avevo la pensione. 10 giorni mancavo, e per 10 giorni non lì, il 14 dicembre? Sì, perché se si votava la 28 come era il programma, il 28 di marzo, io per 10 giorni non pigliavo la pensione. Hai capito? Io se ho 63 anni, ti sto chiedendo, vado a lavorare io. In Italia non ho mai lavorato, perché bel lavoro vado a fare? Ti spiego? Io penso anche per i cazzi miei, a me me ne frega, perché ti chiedo, penso anche i cazzi suoi, mica penso a me. Perciò, fatti un po' con le cazze tu, non rompere i coglioni più, e andiamo avanti così, anche tu ti manca un anno. Va via. Meno di un anno. Meno di un anno e entra nel vitalizio, che cazzo te le porte, tante queste sono tutte malviventi, queste pensano solo i cazzi loro. A te, non ti penso nessuno, te lo dico io, per amico, te lo dico da amico. E questo se ti posso rincuare senza vasellina nemmeno. Amico caro. Amico caro, ti ha fatto paura rivederlo, no? Un po' sì, mi ha un po' impressionato, perché ha detto delle cose. Fa cacare addosso, Sì, no. Ti eri dimenticato dove eravamo partiti, eh? Sì, un po' sì. Ma già io lì ci avevo visto lungo, amico caro, no, quando dicevo che era tutta malvivenza. No, ma non è tutta. Conosci il detto latino, no? Quale? Il capitano Nemo se ne approfitta in patria. Nemo profeta in patria, sì. Vabbè, ma non mi rompere un cazzo. Quelli nel comune di Roma... Un po', ma no, però... Hai preso l'applauso, fatelo. Ma no, sì. No, fatti un applauso. No, ragazzi, no. Aumenta il cachet, non rompere il cazzo. No, la prego. Non butti. È vero, no? Fidati di me. No, fate una risata a cazzo, così ti aumento no, il cazzo. No, non si fa. Quelli no. Nel comune di Roma facevano la grana coi CD-ROM. Perché non ti dedichi a quelli che hanno dei problemi ai bronchi senza partita IVA?
Chi sono che i bronchi? I tossicodipendenti. No, dici che le vuoi aiutare. No, non si può. Fatti una cooperativa tutta tua dove i soci sono tutti spacciatori. No, ma no. Fanno finta di aiutare i tossicodipendenti, ma ci rivendono la droga. Costruisciti una galleria in giardino. Una galleria? Ci metti i tossicodipendenti. Sì, ma in una galleria. Vai dal comune e ci dici che vuoi far uscire dal tunnel ste drogate del cazzo. Il tunnel è un modo di dire. Fai la crana. Come diceva quel cantante rap pieno di capelli, capo di cazzo, come si chiama? Caparezza. Ti fai la grana col tunnel del tossicodipendente. Ti fai la grana. Adesso fammi una domanda su Roma, Chirio. Ho scoperto che è la capitale. Ieri, va bene. Buonasera, senatore Razzi. Parliamo di quello che sta succedendo a Roma, no? Mafia, boss, intrecci della politica. Sembra il padrino di Puzo. Un po' me ne ero accorto, eh? No, perché c'è molto, eh? Io sono stato anche zitto, Però, forse... Però, ho fatto l'omerdoso, però... Omertoso. Che un pochino tu puzzi, me ne ero accorto, no, eh? Allora, no, io non puzzo. No, ma non ti preoccupare, c'è mio genero che prepara profumi al sapore di pelo di cinghiale bagnato di muschio. No, comunque... Oppure se vuoi una fragranza più femminile, c'è il sandano di nigeriana su strada. Guardi, lasci, veramente, posso... Ti fa un prezzo buono, sia mio genero che la nigeriana. Ecco, ma non mi interessa, non... Io mi ricordo che quando ero emigrato in Svizzera, che ero sempre in giro col camion, avevo messo questo odorante al profumo di pino. Profumo di pino. Anche perché era un pino marittimo vero di 18 metri e mezzo. Ah, nel camion. Come odore era buono. Peccato che i rami non vettevo la strada, ho fatto 7 frontali ancora prima di uscire dal parcheggio. Senta, allora, questa vicenda che sconvolge Roma, per questa vicenda la magistratura ha preso anche dei NAR. Questo lo capisco. Io la prendo sempre anch'io. Cosa lo prende? Contro le logorie della vita moderna, fatti un NAR. No, quello è il CINAR, è un'altra cosa. Ne bevo 3 o 4 litri dopo ogni pranzo per seccerire. Ci può non raccontare... Che anche mi accevolano il sonno, perché quando ho sonno in Senato e parla grasso, meglio che tomo. Ecco, perfetto. Però i NAR sono terroristi di destra infiltrati nella Magliana. Ah, questo non credo. Sì, no, hanno tutti i giornali... No, anche perché se la maglia dell'ana la lavi male, si infiltra. No, è colpa di tua moglie che ha sbagliato la lavatrice. No, ma non la maglia dell'ana è bella, Ma non è la maglia dell'ana. Però quando fa freddo io consiglio di mettere direttamente la pecora sotto la camicia. Che ti dà tanto calore anche in senso di affetto, ci siamo capiti, no? No, allora, no, la prego, no, è un tema serio, è un mostro, ragazzi. La Magliana è la famosa banda. La banda è bella. Passa sempre la domenica mattina delle feste del Santo Patrono. Ma non è quella banda. Che io ci butto sempre l'olio bollente dalla finestra perché mi svegliano. La prego. Tanto poi dico che sono entrati i rom, che sono state loro. No, ma non si fa. Comunque possiamo, guardi, lasciamo perdere. Cambiamo argomento. Parliamo di ecologia. Domenica c'è stata una vittoria di tutti gli ambientalisti italiani a Vico Equense. Stiamo ovviamente parlando, no, dell'ecologia. Mostro. Ostro. Cosa fa? L'eco di mostro. Ma no, ma è colpa mia. Cambiamo argomento. Allora, guardi, parliamo di economia? Nomia. E basta con l'eco, con economia intendevo, guardi, parliamo di Ilva. Quanto mi piace. Pure se c'è il pelo rosso mi piace. Ma chi? Milva. Ma non è Milva. A me Milva piace, che c'avevo tutti 33 giri e 3. Ma non è Milva. E mi ricordo che una volta nella mia amata Svizzera, Tammy Grant, mi sta staccando lo baffalo, è venuta a cantare. Vabbè, ma me lo ricordo bene, perché era quella volta che era un'occasione speciale, infatti avevo tolto le frattaglie dalla dita dei piedi. No, allora, senatore, intanto non è Milva, è Ilva. Ah, pure Ilva Zanicca mi piace. Ma non è... No, guarda, è l'Ilva di Taranto. No, credo che sia... No, non era il corvo del Gonchio. No, era l'Aquila. Corvo Aquila, tutta malvivenza. No, lo catturiamo con le trappole. L'impianto degli acciai. Questo non ce l'ho. Cosa? Il rimpianto dei ghiacciai. Anche perché io a casa c'ho il Fritz. Ma voi non pensate che questo buco nell'azoto è vero? Me la metto nello zono. Me l'ha detto a mio cognato, che di clima se ne intende, perché c'ha una sciatica. Sì, ma non ci guardi, non ci interessa. Che il tempo fuori te lo dice preciso. Sì, ma non ci interessa. Eppure che la sciatica è falsa, l'Inps però ci crede, ci dà i soldi. Perfetto. Quindi era come vera. Sì, va bene, però io parlavo delle acciaierie. Se vuole parliamo anche di Terni, No, meglio di no. Perché?
Sono sfortunato. Che c'è? Cosa c'entra? Lo dico sempre a mia suocera di morire, così no, mi dà dei numeri. No, no, ma no, figurati se quella mi fa un favore. Ma anche ci mancherebbe. Non le chiedo mai niente. Non è che si una volta chiedere. Credevo che era morta. Ecco, ma non la pallida, sta... e io mi sono giocato tutti i suoi sì, numeri. 45 guarda... le scarpe, sì. 3 i denti d'oro, 64 i nei pelosi. Ma lasci, guardi, lasci stare. Poi si è risvegliata mentre cercavo di portarle via la fede, no, perché io volevo venderla per regalare l'autorati a mia moglie. E infatti non ho vinto. Senta, però no, deve essere serio, perché le acciaierie sono una risorsa importante per il paese, sono anche posti di lavoro che... No, ma guarda, amico no, caro, ma no, ma... te lo dico con l'eco. No, ma... Fatte! Fatte! Ligazzi! Ligazzi! Vabbè. Tua! Tua! Addirittura! Amico caro, amico caro, amico caro. La disoccupazione è un problema serio. La cosa, cosa? I disoccupati. Cosa hai detto? Gli operai perdono il lavoro. Ma che te ne fotta a te se gli operai perdono il lavoro? No, poverino. Ricordate, amico caro, che ogni volta che vengono licenziati degli operai, sì, c'è un padrone che si sta facendo la popopopocrania. Ho capito, ma non è vero. Sofferenza sì, gotere. Sì, lo so. Sofferenza gotere. Ho tu capito. Vuoi soffrire senza lavoro o gotere con tanta crana? No, ma io vorrei che soffrissero di meno, no? Un po' più. Ma che cazzo te credi di essere? No, Gesù? Ma... No, vai, no. Vai, no, parla 10 minuti. Fai un monologo di 10 minuti. Vai. No, ma no, no. Moltiplici... Cacisto, no, cazzo, dai, vai. No, no, allora, no. Ti no. piace Gesù? Ma no, che, usalo. Sì, ma, se ti piace Gesù, usalo. Ma non fai usa. Il cardinale. No, no. Che quella ti fai la crana. No, 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 non si può fare un argomento. Tu fai il cardinale popò. No, 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 nulla ti mancherà. Lasci sta, lasci. Fai la crana popò. No, non voglio. E ora fammi una domanda di Renzi, che ieri l'ho visto nudo nella sauna del Senato. Vai. Renzi, va bene. Allora, senatore Razzi, Renzi ha nominato un nuovo consigliere, Andrea Guerra, che prima svolgeva un ruolo chiave in Luxottica, la D. Ah, mi dispiace che te ne vai. Ma cosa? Ma no. Non lasciamoci così. Come? Con una D. Ma non è AD. Allora, Andrea Guerra è un amministratore delegato di Luxottica, l'azienda di occhiali che controlla anche Ray-Ban. Ah, non lo sapevo questo. Sì, sì. No, no, questo non lo sapevo, perché in Abruzzo c'è un problema di antenna, prendo Rai 1, Rai 2, Rai... Ma Ray-Ban no. Ma non è la Ray-Ban. L'antenna no. non prende quando c'è la sì. tempesta. Ma sì, ma non e infatti che i miei nipotini ce li mando sul tetto per tenerla ferma. Sì, allora ci sono i fulmini, è pericoloso, Lo dico. No, sì, no, sì, no. Sì, no, sì. Anche perché io dico ai bambini che sono fuochi d'artificio, ma no, ma è pericoloso. Così loro quando rimangono fulminati pensano sì. che sia divertimento. Ecco, ma lasci... E così io mi guardo le tette di Barbara D'Urso. Ma sono cose sue, non ci interessa. E come giornalista preferisco la Gabanelli, che è piatta. Sì, vabbè, senta, senatore, lasciamo la politica. Passiamo invece a un argomento, come dire, più light. Quello di capra. Cosa? Il light di capra. Ma che light? Anche non perché il latte. C'ho la colite, allora il light mucca non lo posso sì, bere ma no, tanto. No, ma anche non perché può... non è come una volta che nella mia amata Svizzera che sì, mi attaccavo direttamente alla zizza della mucca. Lasci stare, non ci prima dica. Però facevo la dichiarazione e mi presentava al padre. No, allora, senta. Light vuol dire più leggero. Infatti, guardi, parliamo di TV, di Agon Channel. Oh, naturalmente se lei è assente. Come si fa? Cosa? Se sono assente ti mando un MMS. Ma no, assente con se telefonino. Lei... Ma la... Ci scriviamo con una chiat. Ma chat. Io ogni tanto mi scrivo con qualche bella chiattona. No, ma guardi, parliamo... che schifo. Parliamo normalmente, basta che riusciamo a parlare. Guardi, facciamo così, volevo da lei rapidamente un commento sul forfè di Beppe Grillo. Questo credo che sia normale. Cosa è normale? Quando c'hai tanti capelli in testa, io no, penso che è questione di Chan. No, no, no. Perché no, noi no, col capello lungo sì, capita no, che magari no, a tavola ti gratti con la forchetta, no, allora scende la forfè. Ma non forfè... è una cosa bella, no, 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 a meno che non c'hai davanti il Pandoro, che allora li sconfondi con lo zucchero. No, ma aspetta, allora, il Movimento 5 Stelle, no, ma veramente, è l'unico. È l'unico non movimento. Non possiamo scrivere queste cose qua, è terrificante. Vabbè. Allora, il Movimento 5 Stelle è l'unico no, movimento no, che no, io abbasso la è fuori da tutte no, le inchieste. Il Movimento 5 amico Stelle caro, rimborsi elettorali. Fanculo prima di dirti le cazzi tue o dopo? No, ma perché il 5 Stelle ridanno i rimborsi elettorali? Era solo... non so. Cosa fanno i 5 Stelle? Ridanno i rimborsi elettorali, rinunciano ai rimborsi elettorali. Amico caro, no, era... è per questo che ti mandava a fanculo. Ah, ho capito. Restituire i rimborsi elettorali sì, è il peggior crimine che un essere umano possa no, commettere. No, è vero, una cosa... È un'aberrazione, è un comportamento decisamente contro natura, è demagogia mascherata da becero altruismo. Come diceva Aristotele, ricordati che i demagoghi sono adulatori del popolo. Perché il trionfo della demagogia è momentaneo, ma le rovine sono eterne. Non la riconosco, ha detto. È che quando sento parlare di rimborsi elettorali divento Umberto Eco. Ah, ho capito. Vabbè. Però senta, vedo che ci sono sento dei rumori.
Cosa sta succedendo dietro di noi? Quanti anni sono che ti dico di farti quanti anni sono che ti dico di farti i cazzi tua? Un paio, due. In quante salse te l'ho detto? Da Speedy Gonzales. Fatti i cazzi tua. Sì, esatto. Vado a letto. Ma non ti entra in testa, te l'ho detto in tutti i modi. Sì, lo so. Adesso te lo voglio dire in un modo che ti rimane in testa a te e a tutti quelli a casa che vogliono cambiare il mondo. Ma guardi che bello avere delle... Sono pronte le panche? Mi sa di sì, sì. Come vedi sì. La scena dietro di me? Vedo delle figure, sei persone sulla panca. Sai cosa rappresentano? No. I razzi che è dentro ciascuno di noi. Quindi virtualmente come se cantasse il popolo italiano. E cosa, scusi, ma cosa cantate? È un fatti di cazzi tua estremo. Ah, addirittura. In versione Somebody to Love dei Queen. Non so se verrà bene. Perché? In prova ho fatto cacare. No. Aspetta. Ma dice il maestro è sempre in ansia. Ma se stava staccando lo baffetto, tieni, porta la tua moglie. Sì. Sarà felice. E ci piace. Dai. Aspetta, fammi arrivare. Un attimo. Adesso vai. Caro, io non credo che tu lo possa chiedere a me. Se vuoi ti rispondo anche se non sono tutti cazzi miei. È tutta una malvivenza, ma non ti fidare mai, no. Fatteli cazzi tua. Se l'hai capito nel quinto lo dico da Rita Pavone. Ecco qui, ogni giorno della mia vita ho fatto sempre così. Non è solo egoismo, è una filosofia. Valentina Naselli e il suo coro, la Silvano Belfiore Band, Andrea Zarone. Tra poco con Salvini e Renzi. Ciao. Je t'aime, Salvin Le Pen. Mon en plus, oh mon amour. Viens, tombine de guise, tombine de guise, de guise, de guise. Io pensavo che Salvini con la felpa fosse la cosa più brutta del mondo. Invece mi tocca rivalutare le felpe. Guarda che no. Quelli della Lega sono ben ben strani, eh. O si mettono le armature con le corna, o le camicie verdi o le felpe. Chi è che cura l'immagine Benin della Lega? Lui. Guarda un po' Boss in canottiera. Ma ragazzi, ma scusate, ma loro non dovevano intrufolarsi, non dovevano, come dire, radicarsi nel territorio. Ma guardate che Milano è la capitale della moda. Se vuoi radicarti nel territorio, comprati un Richmond.
Ora, guardate queste due foto accostate, vi prego. Guardate che queste due foto raccontano tutto il percorso ideologico della Lega meglio di un trattato di politologia in 20 volumi. Dal popolare al populista. Guarda che, cioè, più che una parabola ascendente è una parabola ascellare. Guarda che bello che ero io. Bello è impossibile. Anche Salvini è impossibile. È impossibile da guardare. Io che sono bollito lo so, ormai sto in disparte. A questo ragazzo ci do solo dei consigli. Ecco, eviterei di puntare tutto sul fisico. Meglio puntare tutto sui contenuti, perché quando parla lui, che no, che lui è, quando dice, sai che forse è meglio puntare sul fisico, sai che, no, forse è meglio proprio non puntare su Salvini. No, ma cosa vuole comunicare Salvini facendosi fotografare nudo? A quale elettorato si rivolge? All'arcigay, alle vedove, ai dietologi, all'associazione epilatori? Ha una smania di consensi, non so, cerca di piacere a tutti i costi. Era partito tanti anni fa dai cori contro i napoletani, ve li ricordate? L'avevano filmato insieme a degli altri leghisti mentre cantava «Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani». Adesso ha cambiato strategia, perché ora vuole sfondare anche al sud, no? Vuol fare una specie di lega in franchising per il meridione. Quindi adesso potrebbe cantare «Senti che puzza, sono gli africani, prima scherzavo sui napoletani». Cioè, aspetta, perché c'è la... No, perché si è spostato leggermente più a sud, no? Il bersaglio è andato più a sud. Se continua così, la prossima canzoncina sarà «Senti che puzza, qui si vive male, sono i pinguini dell'emisfero australe». Capite che si sposta sempre più giù. È il contrario della linea delle palme di Sciascia. Eppure questa strategia sta pagando. Perché i sondaggi lo danno in crescita costante. E a chi gli chiede se la Lega, oltre a cavalcare la protesta, abbia anche delle proposte, non si scompone. No, no. Dunque, questa settimana un giornalista del Corriere gli ha chiesto «Ma cosa vuol fare del nostro paese?» E lui sentite come risponde, guardate. Cosa vuole fare del nostro paese? Ecco, cosa vogliamo fare, Salvini? Abbiamo un progetto, non sì. Qua. Un progetto di economia di vita totalmente alternativo. Sì, è lì. Alternativo. Io vado a Foglietti, sono un po' tecnologico da questo punto di vista. No? Sì. Io di là. Gli ha detto che progetti ha per il paese? Ho detto sì. Avevo dei Foglietti, non so. Sai che fosse un'altra giacca? C'è un percorso alternativo su un fogliettino che c'è un'altra giacca. No, ragazzi, io adesso mi vado a truccare da Salvini. Io ho preparato un piccolo blob. Ve lo volete guardare un attimo? Il piccolo... Comunque ci siamo capiti, no? Voi guardatevi il blob che io mi preparo da Salvini. Guardatelo un po'. Ci sono milioni di italiani che vedono nella Lega una speranza. Ci sono le casalinghe, i vigili del fuoco e gli infermieri precari. Io ho parlato con infermieri, con medici, con professori, con mamme, con nonne... che non sono estremiste. Ora, io non so se gli esodati che ci stanno guardando, i cassintegrati, quelli che sono costretti a stare sul lavoro fino a 67 anni, magari hanno cominciato a 16 anni, sono moderati, sono terroristi, sono incazzati. Ma penso a la Lega, Forza Italia, l'NDC, Fratelli d'Italia, l'UDC, Pippo, Pluto, Paperino. Dice, io non do neanche una lira a Mare Nostrum, a Tritone o a Pippo. Quando io vado nei campi Rom a Milano, trovo i Mercedes, trovo i BMW... Trovo le Audi. Lei prende la metropolitana a Milano qualche volta? Lei sì. Prende la 90-91 dove c'è gente che piscia in autobus? Il mio programma elettorale me l'ha fatto un commerciante dal punto di vista economico che vende maglioni al mercato di Busseto in provincia di Parma. Adesso non c'è il problema, non mi alzo per far sedere l'anziano all'autobus, gli piscio sui piedi. E se sale il controllore prendo pure a schiaffi il controllore. Buonasera. Buonasera Salvini.
Senta, Salvini, è vero che sbarcherà al sud con un partito che avrà il suo nome? Nessun problema. Sì. No. Andrò al sud, sì. Mi sveglierò tranquillamente una mattina, sì, con una sveglia del nostro territorio. Vabbè, sì. Prenderò un treno, ne approfitto per annunciare che faremo un referendum perché i treni siano fatti con la ghisa italiana e non con la ghisa che viene dai paesi, cioè, magari di quei pirla di Bruxelles. Trenini di ghisa. Trenini di ghisa, vabbè. Arriverò alla stazione di Roma Tiburtina, prenderò un taxi, spero guidato da un italiano, non da un clandestino, che ti mettono quei deodoranti speziati che piacciono tanto ai buonisti della sinistra, che evidentemente non soffrono d'asma. Ne approfitto per dire che inizieremo una raccolta di firme per abolire i deodoranti speziati dei taxi. Vuoi profumare la macchina? Bene, liberissimo. Però fallo con gli odori del nostro territorio. Lei lo sa quanti tipi di odori noi italiani produciamo? Si respirano le nostre 27.000. Sa quante erbe magica al gusto di Taleggio vengono prodotte in Italia? Zero, pic, nessuna. Ma certo, se lei preferisce che i suoi figli crescano in un modo, un mondo che sa di kebab, di carri, di zenzero, di cardamomo, di paprika, liberissimo, io preferisco respirare italiano. Io non vado a prendere i voti, i voti arrivano se è un progetto. E lei un progetto ce l'ha per il sud? Chiaro, semplice, concreto, ecco, non è? Farmi menare. Ah. Le do un dato. Sa quanta gente nel sud oggi vorrebbe menare Salvini? 42.000, senza contare i clandestini, i rom, quelli che all'estero rientrerebbero apposta per gonfiarmi come una zampogna. Ma cosa stai dicendo? Salvini ha paura di essere gonfiato come una zampogna? Se la zampogna è del nostro territorio, no. Chiedo scusa a tutti i meridionali regolari che parlano italiano, che pagano le tasse, che mangiano e pregano come noi, che se gli chiedi quali sono gli affluenti del Po, invece di prendersi 6 mesi di aspettativa ti rispondono. Non chiedo certo scusa ai falsi vigili, ai falsi invalidi, alle false guardie forestali, ai falsi estetisti, ai falsi panettieri, ai falsi gelatai, ai falsi Adriani Celentani. Adriani, le do un dato. Lo sa quanti sosia di Adriano Celentano ci sono in Puglia? Sosia, 342 Adriani Celentani che vivono alle spalle di Adriano Celentano. Lei ha sentito Renzi dire qualcosa su questa schifezza? Io no. Ecco perché andrò nel sud. Casa abusiva per casa abusiva. Ascensore non in regola per ascensore in regola. Pianerottolo che puzza di lambascione per pianerottolo che puzza di lambascione. Si può immaginare un sud moderno, operoso, onesto? Non lo so. Sì, facendo uso di droghe si no, può. No, allora, senta, però... Andrea Zalone! Qua. Entra. Ok, bene. Ok. Mi fate vedere l'altro? Eccolo qua, l'altro. Ce l'avete un po' di alcol che mi tolgo? No, vabbè. Rimaniamo col mastice. Ma sì, abbondanti, sta abbondante. Grazie alla Patrizia, ai truccatori. Un applauso ai truccatori. Che tanto Cerone mi mettono in faccia. Bene, sembro Berlusconi, io sto diventando come lui. Perché? Sì. Non mi si attaccano nemmeno i baffi. Ho talmente uno strato protettivo che non si attaccano. Questo è l'altro. Allora, questo qua è l'altro. Ormai, se non fai una copertina in posa in questo paese, non sei nessuno. Dunque, questo governo, eccolo qua, questo governo le coperture non le trova. Ma le copertine, cazzo, ne ha quante ne vuole. E sì, perché oggi funziona così. Se vuoi conquistare voti, devi comparire da tutte le parti. In TV, nei giornali, sui rotocalchi, sui manifesti, nel reparto suggelati, dentro l'ovetto della sorpresa, hai capito, come sorpresa, perché non è tanto importante quello che dici, ma quante volte lo dici. Non è nuovissima come tattica, lo diceva anche Henry Ford, il più grande industriale del mondo nel settore delle auto, subito dopo Marchionne. Oh, non voglio che mi si dica grazie. Comunque Henry Ford diceva: le anatre depongono le loro uova in silenzio, le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina. Henry Ford. Più schiamazzi e più convinci tutti. Ora lascia perdere che Renzi è l'unica gallina al mondo che le uova non le fa ma gliele tirano. Ma a parte questo, almeno lui... tra una copertina e uno schiamazzo, questa settimana qualcosa ha portato a casa. Approvato il Jobs Act, il PD obbedisce a Matteo Renzi. È stata approvata la riforma del lavoro. No, dico, è stata approvata la riforma del lavoro. E vai! Non parte l'applauso?
siete tutti della Fion? Ma stai scherzando? La legge è passata 3 giorni fa, però per ora ci sono, diciamo così, le linee guida, gli indirizzi, come posso dire, gli indirizzi generali. Ora il governo dovrà scrivere i decreti attuativi. È normale, non è che può fare proprio tutto Confindustria. Cioè, qualcosa al governo. Almeno i decreti se li scrivono da soli. Ora, nel dettaglio, Jobs Act è molto complicato, vorrei parlarvene, però non sono un tecnico, rischierei di non essere preciso, preferisco che lo faccia direttamente lui. Signore e signori, da Palazzo Chigi, Roma, benvenuti ad una nuova fantasmagorica puntata del Renzi Jobs Act Show! Buonasera Renzi, buonasera, no, allora, l'argomento è serio, glielo dico, no, allora. Signori miei, sì. Dopo quello che è successo a Roma questa settimana per rispetto ai nostri elettori, sì. Al primo posto del nostro show dobbiamo mettere la questione morale. Giusto, bravo. Infatti il morale è altissimo perché è stato approvato il Jobs Act! No, allora. Senta, no, però a proposito, ci spiega cosa cambia concretamente per i lavoratori? Nel paese di Giotto non serve più l'articolo 18. Ma non cominci con le... Da oggi meno statuto dei lavoratori perché sono strastufo dei lavoratori. Ecco, però non... Li sente anche lei? Cosa? I clacson. I clacson? Sono investitori stranieri in coda al Brennero. Guardi, no, non credo. Non credo, Hanno saputo che è stato approvato il Jobs Act e stanno accorrendo a frotte. No, no, guardi, non credo. Però, senta Renzi, posso farle una domanda? Già so cosa vuole chiedere. Cosa? Grazie, bella domanda. No, devo sapere se cambierà il modo di concepire il calendario, cioè? Da avanti Cristo e dopo Cristo ad avanti Jobs Act e dopo Jobs Act. No, non credo. Le dico subito di no, nonostante le pressioni che sto subendo. Sì, ma non era quello. Io dicevo, il Jobs Act avrà effetto solo dopo i decreti attuativi. Al momento ci sono solo le linee guida. Fermiamo la musica per cortesia. Ecco, un attimo, grazie. Perché qui è importante. Infatti. Si ricordi che se Michelangelo si fosse limitato a vedere solo un blocco di marmo, non avremmo avuto la pietà. Sì, ho capito, però lui era... Se Cristoforo Colombo avesse visto nel suo viaggio solo una crociera, 6 giorni e 5 notti, oggi non avremo Abercrombie. No, ma guarda, senta, però, al netto delle cose positive, però qualcuno l'ha criticato. Ci sono dei punti un po' controversi, no? Cos'è? No, niente! Si è appena aperta la stagione di caccia al gufo! Ma lasci stare i gufi. No, la CGIL ha indetto lo sciopero generale. Voglio dire una cosa, prometto che la polizia non torcerà un capello ai manifestanti che arriveranno nella capitale. Bene, bene. Questo perché metà della polizia è impegnata a mettere al gabbio a tutti quelli del PD di Roma. No, ma scusi un attimo, allora senta, entriamo un attimo nel merito della riforma, no? No, perché... Nel merito? Posso introdurre le norme con qualche passo di Charleston? No. No, è una cosa seria. Un cane che salta dentro un cerchio di fuoco? No. La posso introdurre una roba forte, tipo una foto di Poletti che va a cena con degli incensurati? No, la prego. Senta, lei ha abolito i Cococò e i Cocopro, ma non è ancora chiarissimo come saranno i nuovi contratti. È semplice. Signori cari, Ci sarà un contratto unico. Sì, E il testo sarà, sei d'accordo? Sì, prego, si accomodi. No, fuori dai coglioni. No, vabbè, però, allora, un punto critico del Jobs Act è quello dei controlli a distanza dei lavoratori, no? Lei ha sollevato un punto dolente. Infatti, i lavoratori. No. Ma quanto sono problematici? No, ma non sono loro. È per questo che io mi trovo più a mio agio con gli imprenditori. Avessero mai minacciato di fare uno sciopero una volta che è una? No, guardi. Mai! Allora, c'è poco da scherzare. L'articolo 18 ora non c'è più. Sarà facile far passare per licenziamento economico anche uno discriminatorio. Ma dico io, nel 2014 ancora siamo qui a parlare di licenziamenti come un problema. Ma guardi che per molti lo sono. Steve Jobs fu licenziato, inventò la Apple. Ho capito, ma sono... Walt Disney fu licenziato da un giornale per scarsa immaginazione. Sì, va bene. E fondò un impero. Capito. Letta fu licenziato malamente e l'Italia ebbe il più gran premier del mondo. No, guardi, è una lettura un po'...
Però per farlo, allora, nel Jobs Act c'è anche un'enorme violazione della privacy. Le aziende possono controllare i dipendenti via computer. Aia. E ancora, sull'apprendistato non c'è più l'obbligo di assumere un lavoratore su tre dopo lo stage. Non si incoraggia in questo modo lo sfruttamento? Aia. E poi, riguardo alla maternità per tutte le lavoratrici, come fa per le coperture? Non è per caso solo una mossa propagandistica? Stop! No, perché sono... La fermo subito, perché queste sono questioni del Jobs Act a cui voglio rispondere nel modo giusto. E come risponde? Forse non sono stato chiaro? No, e non ci ha detto niente. Devo spiegarglielo meglio? Sì. Però vorrei farlo con la mia squadra. Cioè? Le mie due ministre. No, ma... Marianna Madia e Maria Elena Boschi. Ma non possiamo parlare seriamente, La prego. Bavetta, Ma che bavetta? Vi spiego io cos'è il Jobs Act. Sono una leggina. Senza decreti non potrà mai funzionare. Quindi aspettate ancora un po', col cuore in gola. Si spiega lui cos'è il Jobs Act. Una riformina, molti diritti da tagliare. Grande affar, e c'è la scritta sol per noi, la Confindustria. Io parlo a Bambera. Bambera, fidati, credimi, ti farò morir. Camuso dice che il Giovanni è solo una rapina, ma lei difende gli operai. Non come noi, 3 anni e poi si capirà che era una sola bavetta. Ma non è bavetta, no. Gaia Barlocco, Marta Nannini, Andrea Zalone, la Silvano Belfiore Ben, i miei dentini, tra poco col Viperetta. Ma dai, vediamolo, lombolo. Barlocco Nannini! Marco. Bene, Presidente, vedo che prevale, insomma, la soddisfazione per aver visto ancora una volta la sua Sampdoria giocare bene, no? Marco non c'è, è andato via. No, vuole Laura non c'è. Marco non c'è, di Laura Pausini, Marco. La solitudine, grande citazione. No, comunque c'è c'è il medico qua che ci guarda, tranquillo. Sì, mi sa che dovrebbe intervenire Marco. Subito. Sì. Senko, cosa dici? No, credo che ci sia poco da sentire. No, non sapevo sapesse cantare anche. La ringrazio, Presidente. Grazie. Marco, ti saluto. Sei un grandissimo. Comprate qualche microfono perché non si sente niente. Allora è davvero che non si sente. Grazie forza mille. Forza Zampe, sì, Marco. Sì, va bene, grazie. Abbiamo dominato. Grazie. Per 90 minuti, ci ho creduto e ci rifaremo la prossima volta. Grazie al nostro cuore e al fondo schiena d'Aurelio. Un punto per uno, non fa male a nessuno. Buonasera, presidente della Sampdoria, Ferrero, buonasera, cosa fa? Cos'è questa... Aiella! Sì, vabbè, un po' di sfortuna. Beh, dai! Sì, no, ma no, non... Esorciamola! Esorcizziamola, certo, vuole... Esorci! I sorci? No, non... Ah no, mi fanno schifo! No, ma no, ma perché? Che te sei offeso? Ma perché mi dovrei offendere, scusi? Sei Topolino tu? No, non sono Topolino. Comunque, adesso, a parte tutto, capisco un periodo un po' sfortunato per la Samp, quindi è comprensibile, no, che abbia... Bravo. Ecco. Forza Samp. Esatto. Sempre. Ma pure forza Doria, sempre. Sì, sempre, bene, insieme, Samp. Grande Doria. Sì. Cuore Doria. Sì. Ma... Domenica scorsa contro il Napoli, esatto. 1-1. Ecco, 1-1, questo era un 3, però in effetti 1-1. So che se De Laurentiis fosse ancora qui con noi, sarebbe vivo. Anche lui felice. Ma è vivo. Doria è come te, è buona qui, è buona... Dove? Cosa c'è?
Finisca una frase. Sento uno che bussa da dentro. No, non c'è, non c'è niente. Facciamo finta che non ci siamo. Ma no, guardi, non c'è nessuno. Volete che dei soldi? No, ma non... Dammi un euro che lo mandiamo lasci, via. Lasci stare. Nel non... col Enel. Ecco, vabbè. Non... Ecco. Non te sento! L'aeroporto è qui vicino. Ma non c'è l'aeroporto, guardi. Di fatto non stavo dicendo niente, quindi non... No? Per la sfortuna ci vuole il sale. Il sale, sì. Guardi che non ha niente in mano, eh. Non me l'hanno rubato. Ma non c'è, no, forse non l'ha... Non... Denunciamomolo. No, denunciamolo. No, se ma ricorda quel vorresti... film, se lo ricorda? Non so quello quale. Quello con la grande Gina Lollobrigida. Lollobrigida, grandissima, certo, sì. Signorina, che ci fa qui sola? Ma non sono una signorina. Posso invitarla a ballare? No, no. Maestro, mi fa un tango? No, non ballo. Senta, è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi? Se riuscisse a dire qualcosa ai tifosi, insomma. Dai, ho visto Doria scendere in campo con una sola missione. Quale? Tra. Non è una missione. In ogni caso, grande partita, 11 leoni. Oh, se lo ricorda il detto? Quale? Ogni mattina in Africa ci sta un leone. Sì, c'è un leone. Dove? Oh. No! Le finivo dietro. Dai, speriamo. Ma no, ma le finivo il detto. No, me la fate, io credo me la fate che... parlarmela una cosa? Ma guardi, gliela facciamo me la parlare. Fate parlarla, posso fuoriuscirla? Sì, fuoriusciscala. Beh, il calcio è gioia. Esatto, ecco, saluto cosa... tutti a... Sì. Finisca una gli abitanti di gioia. Sì, ma gli abitanti... I gioiesi. Ma la senta, vabbè, senta, però diciamo che è passata la delusione per il pareggio di domenica. Ora la Samp è quarta, mentre il Genoa, l'eterna rivale, è terza. Beh, dai, allora balliamo. No, no, ma rimaniamo solo... Lo senti che hanno messo un lento? Non ha messo lentiamolo, niente. Lentiamolo, dai, il grande Nat King Coca-Cola. No, non ha... Senta, lei è ossessionato dal ballo, ma... No, dica piuttosto qualcosa del Genoa, è stata fortuna. Beh, Genoa, capolavoro, questa grande regione della Cina, scomparsa troppo presto. Ma no, non è morta. Se lo ricorda Atlantide? Atlantide, io ci sono stato. Ma non è possibile. Insieme, no, giusto un bacetto, eravamo ragazzini. Ma la città scomparsa, non la prego, dica una cosa, se cosa c'è? Non ce l'hai addosso tu, sto odore di copertone bruciato? No, spero di no. No, dica veramente beh, qualcosa. Beh, passato. Sì. Dobbiamo vedere il presente. Sì. Ora pronti per la nostra sfida. Oh. Domenica tutti a... A? 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 A Venezia. No. Tra l'altro non tra. Veron. Un saluto alla grande Veronica. No, Veronica. Doria contro Veronica. Sì. Dai, battiamola. No, Veronicamola. No. Allora, Verona, che è una città del Veneto, ma lo saprà. Ma dica qualcosa Veneto, di sensato. Beh, dai, questo Veneto. Ecco. Oh. Se lo ricorda? Non lo so, beh, io lo conosco. Questo arcipelago meraviglioso. Non è un arcipelago. Che c'ha tutte le isolette che puoi visitare con la pagoda. No, non ce ne sono pagode. Se lo ricorda quel film con Leonardo DiCaprio? Di Caprio. Romeo e Giuliana. Ma che... capolavoro. Allora, Romeo e Giulietta. Però dica qualcosa veramente di sensato per i suoi tifosi che magari... Beh, un saluto a Giulietta e Rodeo. Sì, Romeo, vabbè, sì. So che saranno allo stadio domenica. No, non la so. Curva di Doria è con voi. No, non credo, non credo. Bim bum gel. Bim bum gel. No, ma dica veramente qualcosa. Ma dai il numero da 1 a 13. Ma perché? 9. Peccato, non è quello. io senti penso... il treno che passa. Non c'è. È un cavallo. No, non è un cavallo. Senta, invece, allora, un brutto colpo per lei deve essere stata la decisione di Okaka di non rinnovare il contratto con la Samp. No? Abbiamo letto? No, perché... Davvero? Sì, no, sui giornali. Okaka è un grande. Certo, assolutamente. Beh, che ora corre nelle praterie dei cieli. No, è vivo. Per me era come un figlio. Ma non... Un figlio che... Un figlio... Un figlio? Dai, facciamo questo figlio. No, ma io allora non voglio... Sono la pronto prego. Al grande passo. No, ma io no. Coroniamolo, dai. No, guardi, veramente, dica lo qualcosa. Lo chiamiamo Boban. Sì, ma... Se invece è femmina la chiamiamo Boban. Va bene, la chiamiamo... Mi piace il nome Boban. Abbiamo capito, però se... Forza, Boban. Sì. Vieni qui, lo scusi, Sa, sono come ragazzini. Se la ricorda la canzone? Ma qua... Quella di Coso, che ha fatto una figlia che ha avuto con Cosa. Quella mio papà che era suo Coso. Ma di ma che? Capolavoro, dai! Capolavoro, la conosce solo lei. No, invece su Cassano alla Samp ancora nessuna conferma, giusto per beh, dire qualcosa. Io...
Voglio molto bene a sì. Cassano. Benissimo. L'ho perfetto. Portato io il feretro sulla spalla. No, no. Allora, è Cassano è un uomo che no. Io voglio costruire per lui uno stadio. Il grande stadio. Dai, facciamola. Ma facciamola, non si capisce cosa. Me la fai un'offerta? No. Allora, per i reduci della terza guerra mondiale. Ma non c'è stata, E beh, facciamola. Ma no, se no, i poveri reduci come li aiutiamo lì? No, ma senta, invece lasciamo per... No, Mihajlovic dice che la Coppa Italia è un obiettivo primario della Samp, adesso. Beh, il Barcellona fa un po' paura. Ma no, la Coppa Italia non c'entra niente con... Posso cominciare, dottore? Quando vuole, sono un po' stigmatico, dai, stigmatico. Cosa sta per... No, ma dica... A-K... No, ma dica... Non faccia la vita... R Deltra. No, no, ma... No, ma... Anguria Brachetta su sci... Ma no, ma... Te ne sei andato? Ma no, sono qua, sono qua. Te nascondi? Ma no. Comincia a contare. 1, 2, 8, gol, 10, tra... Ma no. Per 2, chi è fuori, chi è Doria. No, ma no. Andrea Zalone! Facciamolo su, su, aspetto, aspetto che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura. Buonasera e bentornati a Ketzinger, il programma con le fondamenta liquide, il programma che prende pubblicazioni scientifiche e le usa rigorosamente come fondo per la lettiera del gatto. Ketzinger, Ketzinger, mistero dei bagni pubblici. Esiste un getto dell'aria calda che ti asciuga veramente le mani, Ketzinger? Il grande quesito sulla NASA. Perché l'Apollo 13, quando aveva un problema, chiamava sempre Whitney Houston? Ketzinger, Ketzinger, Ketzinger. Malattie misteriose. I cleptomani sono quelli che rubano continuamente a casa di Eric Clapton? Ketzinger. La guerra dei sessi. È vero che una donna può far impazzire un uomo semplicemente nascondendogli il telecomando? Ketzinger. Infine, la drammatica storia di un prete mancato che ha ricevuto la chiamata del Signore, ma purtroppo non l'ha sentita perché aveva la vibrazione. Ketzinger! Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. Un applauso a tutti gli autori di questo programma. Un applauso a tutti gli autori di questo programma. Tanti auguri a te. Grazie Valentina, a te. Tanti auguri. Ti voglio bene. A te. Venerdì prossimo. Auguri, l'ultima puntata venerdì prossimo. Tanti auguri a te. Grazie, ti vogliamo bene. Ciao. Ciao. Andrea Zalone.